Eccoci qua, abbiamo un ospite d'eccezione, Ross Ongaro. Benvenuto Ross, grazie di essere a Viaggio Calcistico. Grazie per i nostri amici italiani, Rosario Luigino Ongaro. Avete riconosciuto che Ross chiaramente parla italiano, però possiamo notare un po' un accento un po' particolare, perché la storia di Ross è incredibile, poi ve la racconterà lui, ma vi accenno. Ha origini italiane, la famiglia è italiana, vive in Canada ormai dal 1958 e è una vera e propria leggenda. Ha giocato infatti nella nazionale Under 20 canadese, addirittura ha fatto i mondiali Under 20 in Giappone sfidando Maradona e poi è diventato mister della nazionale di futsal canadese e mister della nazionale canadese di beach soccer e poi addirittura della Cina. Però non voglio aggiungervi altro perché, ripeto, siamo di fronte a una vera e propria leggenda del calcio canadese, del beach soccer, e quindi può raccontarci di lui. Prego Ross, se puoi raccontarci la tua storia fino ai giorni nostri, insomma, a partire dal 1958. A te la parola, grazie. Ok, grazie di avermi. Sono nato nel 1959 qui in Edmonton, Canada. Ho fatto carriera col club internazionale in Edmonton. Ho giocato fino a 15 anni qui. Ero fortunato che ho fatto un po' di allenamento in tanti sport, però calcio era il mio primo amore. Sono andato negli Stati Uniti, ho fatto la borsa di studio all'Università Eastern Illinois. E dopo ho fatto la squadra sotto 20 per Canada. Ho continuato, ho giocato per 10 anni sulla North American Soccer League. Ho giocato contro Beckenbauer, contro Finaglia, contro Johan Cruyff, Georgie Best, tanti tanti giocatori, Kirk, il germanico attaccante. E ho fatto 10 anni fino al 1990. A quel tempo ho continuato a fare allenatore per più di 10 anni, professionista 11, e al frattempo ero maestro in scuola e ho fatto 30 anni di maestro. Ho continuato che mi hanno domandato di fare allenatore di futsal. Ho fatto il mister per Futsal Canada e dopo mi hanno domandato di fare il mister di beach soccer. Ero fortunato che avevo la squadra ormai di futsal e ci ho imparato il gioco nuovo in spiaggia lì, sul beach soccer. E abbiamo fatto un campionato CONCACAF che abbiamo pareggiato con gli Stati Uniti e siamo andati al campionato mondiale 1996 in Copacabana in Brasile. Il nostro gruppo, il gruppo di morte si dice, ma era Iran, Spagna e Francia. Francia i campionati mondiali 95 hanno vinto, Spagna campioni europei e Asia era Iran. Abbiamo vinto, siamo andati sul quarto finale, però di quel punto lì ho fatto allenatore per FIFA. E per già 16 anni adesso sono allenatore di FIFA di beach soccer. Come hai detto, sono andato in giro al mondo a fare allenatore per beach soccer, per FIFA, ma ero fortunato che in Cina ho fatto il contratto, ero il mister per la squadra di Cina. E adesso sono qui in Edmonton, due piedi di neve, meno 25, e facciamo allenamenti sul Zoom. E sono il tecnico direttore per un club di 20 squadre e sono pensionato della scuola, però faccio calcio ogni giorno e c'è una vita proprio splendida. Bellissimo. E il club per cui diciamo lavori come responsabile tecnico, vuoi dirci qualcosa, vuoi raccontarci che club è e un po' come è organizzato? Sì, il club internazionale è il club per i dilettanti in Edmonton, Alberta. Abbiamo a questo tempo
20 squadre sotto 6 anni fino a sotto 17, e abbiamo la prima divisione e possiamo andare giù fino a divisione 6. Ma la nostra, il nostro club è competitivo e siamo uno dei club in Canada che produce i giocatori che possono andare o negli Stati Uniti sulle borse di studio o possono andare a giocare sul nazionale e per fare carriera. I nostri più bravi fanno carriera. Allora abbiamo tanti allenatori e tanti giocatori. Ok, e Ross, com'è il livello del calcio giovanile canadese? O comunque in Alberta, a Edmonton, per la tua esperienza in questo momento? Sì, il sport abbiamo trovato che negli ultimi 10 anni è cambiato molto e adesso facciamo tanti lavori per i tecnici, per i giocatori, perché la fisica l'abbiamo sempre. Qui in Canada i giocatori sono proprio, il fisico è perfetto, non perfetto, ma il livello alto, però la tecnica era sempre bassa. Adesso tutti i tecnici hanno detto che dobbiamo lavorare col pallone. Allora abbiamo visto che i giocatori sono proprio meglio adesso, hanno fatto un grande successo. E allora abbiamo tanti giocatori che abbiamo messo sulle squadre a Strano, sono nei Stati Uniti, li abbiamo mandati in Europa. Allora quando hanno 15, 16, 17 anni. Sì, dicevo, tu mi raccontavi che uno dei problemi dello sviluppo del calcio in Canada era fino a qualche anno fa la mancanza di un campionato professionistico competitivo che mettesse contro fra di loro i giocatori. In questo senso, in che modo, secondo te, ha penalizzato lo sviluppo del calcio canadese, lo ha rallentato? E perché in tal senso mi dicevi che invece l'hockey, che è lo sport di punta, riesce a formare talenti importanti e poi anche a regalarli alle altre nazioni? Sì, è un problema che abbiamo avuto in Canada per tanti anni. Non c'era un league per prendere i nostri giocatori più bravi e metterli nelle partite, nelle pratiche, con i giocatori che sono molto alti. Allora, immagina se in Italia non c'è una serie A, non c'è una serie B, non c'è una serie D. E c'hai tanti giocatori, ma dove devono giocare? I più bravi non possono giocare senza divisione A, B o C. Devono partire dall'Italia e devono andare in Spagna o in Francia o in Germania per giocare sulla Bundesliga. E così era successo qui in Canada. Non c'era questo league per i giocatori di giocare e dovevano tutti andare via. Ma adesso finalmente, 2 anni fa, il governo canadese ha aiutato la Canadian Soccer Association e c'hanno questo lì e ci sono squadre sulle città. E lì, almeno adesso, i giocatori più bravi in Edmonton, quando hanno 16 anni, io ne ho già 4 giocatori del mio club che sono già firmati con la prima squadra professionalisti. Allora loro, se sono bravi, possono giocare a 16 anni con contratto, ma se non sono bravi, ok, fa niente. Ma finalmente abbiamo questa squadra che possono giocare dappertutto in Canada e gli allenatori nazionali guardano queste partite e possono prendere i giocatori e portarli a un posto per fare le pratiche, le selezioni per la nazionale. Perché prima non era possibile, perché questi giocatori dovevano o partire e andare in un altro, come giocare in Irlanda o in Inghilterra o qualche posto, o dicevano io non voglio giocare più, e andavano a lavorare o giocavano in un altro sport. Allora gli ultimi 10 anni hanno fatto molto bene e gli ultimi 2 anni finalmente abbiamo un posto per loro per giocare. Come vedi nei prossimi anni il futuro del calcio e della nazionale canadese?
Yeah, questo qui è un soggetto che parliamo molto e dobbiamo continuare con questo lì in Canada per lasciare i nostri giovani a giocare. Ma è importante che la league li mette sul campo. Non è bene solo avere questi canadesi, giocatori canadesi in panchina e dopo portare gli americani o i sudamericani per giocare. Perché allora in questo modo non si sviluppa i giocatori canadesi, no? Se l'oggetto è di fare i giocatori canadesi, dobbiamo farli giocare. È interessante perché tutto il mondo è paese, perché noi in Italia ci lamentiamo che ci sono troppi stranieri in Serie A. Quindi ti ricordi quando i capocannonieri in Serie A erano tutti stranieri e la squadra nazionale italiana non aveva un giocatore che poteva segnare i gol? Ma dopo hanno cambiato quanti stranieri puoi avere e hanno 2 o 3 giocatori italiani, adesso sono capocannonieri. Ma è un soggetto che è il problema dappertutto. Ross, è stato un enorme piacere averti nostro ospite. Se vuoi mandare un saluto agli amici italiani che ci seguono, per noi è un piacere. Oh, tutti gli italiani, tutta la mia famiglia in Porto Guaro, vicino a Venezia lì, e tutti i miei friulani che sono in montagna, un grande abbraccio, un bacio.